fermerò i teppisti del web. Lo potremmo definire lo slogan della nuova battaglia del sindaco Matteucci. Da parte sua ci sarà molta severità nei confronti di chi utilizza il mezzo di Facebook, di internet per attaccare altre persone, esatto? Guardi, sì, io nel mio impegno politico ho frequentato molto la piazza, le manifestazioni di piazza. Nelle manifestazioni di piazza, da volte ci sono i teppisti che vanno fermati perché rischiano di distruggere la bellezza della libertà di manifestare. Nel web, sul web è la stessa cosa. La piazza virtuale è una cosa meravigliosa, ma ci sono troppi teppisti che scrivono contro persone che non si possono difendere, non mi sto riferendo a me naturalmente, offese e minacce. Io adesso faccio la mia piccola battaglia con quella che Che Guevara chiamava la mitezza delle persone che però hanno energia. Lunedì dai carabinieri, diciamo, presenterò un po' di situazioni, sono per ora meno 5, diciamo, che a mio giudizio sono meritevoli di attenzione da parte dell'autorità giudiziaria. Non so, che fare un esempio, se io scrivo che dare del ladro al sindaco è poco, bisogna dire molto di più, e merita di una segnalazione, oppure se scrivo che il vescovo è un mafioso. Ecco, adesso basta, direi che è ora di dire basta. Le segnalazioni, mi scusi per precisione, verranno nei confronti dei siti o delle persone stesse? Io segnalo le frasi, porto la documentazione, poi ci pensano i carabinieri, la magistratura, io da lì in poi non è più compito mio. E così sarà per sempre. Ma no, io non ho il tempo, adesso che però sono stato chiamato in ballo. No, io penso che per sempre non bisogna minacciare le persone, né sul web, né per strada, né in piazza. Quindi sì, se ce la faccio per sempre, ma magari non ci sono altre autorità che se ne dovrebbero occupare. Io trovo che sia intollerabile sempre che a una persona per bene gli si dia del ladro, dell'assassino, del mascalzone, o che lo si minacci di morte o di essere menato. Non so voi cosa pensate, ma io la penso così. E almeno per quello che riguarda la mia città, avrei piacere che questa cattivissima abitudine fosse limitata e mi impegnerò nel mio piccolo per questo, per difendere i più deboli, come ho sempre fatto in tutta la mia vita. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.